Ciao amici, allora abbiamo visto nel video precedente come si fa una prova di intinzione che sia attendibile, che sia seria. Ho provato il nero della Pelican, benissimo, però voglio provare altri colori. Il dramma si presenta quando da un colore scuro passiamo ad un colore più chiaro, motivo per cui organizzate le vostre prove di intinzione e cominciate dai colori più chiari, rendendo via via sempre più scura la prova che volete fare. Si parte sempre dai colori più chiari perché anche se qualora rimanesse un piccolo residuo dell'inchiostro nel pennino o nel conduttore, in un inchiostro che via via è più scuro avrete purtroppo un vizio nella peculiarità cromatica, ma comunque insomma peggio piuttosto che avere un inchiostro chiaro viziato da un nero o un blu che avete appena utilizzato. Quindi fatelo in questa sequenza. Andiamo a vedere l'aspetto importante di oggi, di questa prova. Abbiamo utilizzato il Pelican 4001, un bel nero di quelli densi. Devo lavare il pennino. Come faccio a lavare il pennino prima di fare l'intinzione successiva, e tanto più su un inchiostro più chiaro? Devo lavarlo bene. Allora, l'abbiamo prima pulito su un panno. Ora, di nuovo in acqua. Lo scrollate un po', ok? Di nuovo in acqua, come se dovesse... E poi, di nuovo, lo asciughiamo. Ora cominciamo a prendere un fazzoletto un pochettino più chiaro per vedere quanto inchiostro ho ancora. Scrollatina sempre. Prima così, poi così. Vedete che già è diventato un grigio. Perché se vogliamo caricare bene il nostro pennino per la prova di intinzione, per averla più che mai vicina a quello che è l'aspetto dell'inchiostro, devo caricarne un certo quantitativo, non posso immergere la penna e basta. Facendo poi tutte le dovute distinzioni fra quello che può essere un pennino non so, tipo questo della Parker che sto usando, vedete quanto inchiostro ancora sta buttando fuori? Vedete? E sembrava che fosse pulito, ma un bel niente, non è pulito, perché va proprio pulito in questa maniera e non crediate sia finita. Cioè la prova di intinzione non è affatto una prova veloce, è una prova veloce quando avete a disposizione 3-4 penne, che quindi potete alternarle e metterle a riposo. Vedete che l'avevo caricato bene per avere proprio la fedeltà del colore. Allora vi dicevo che dipende poi da penna a penna, perché se lascio un secondo il pennino della Parker nell'intinzione di un inchiostro, diciamo che la suzione è di, non so, facciamo finta di 0,3 millilitri. Se prendo con lo stesso tempo un pennino Sailor più di tutti, ma anche Pilot, nello stesso tempo che lascio giù la penna tiro su molto più inchiostro, perché hanno un effetto capillarità. Ecco, vedete che sembrava pulito e invece non era affatto pulito. Quindi adesso che sappiamo che così, ancora intenzione, prendete la penna, la avvolgete e poi, come si faceva col termometro, per quello al mercurio, per mandare giù i gradi, eccolo qua, fate ancora sgorgare l'inchiostro aumentandone la per gravità, aumentandone la corsa verso la fine del pennino. Vedrete che adesso tra un po' ci siamo. Quando continuiamo a vedere che c'è soltanto acqua, come in questo caso, e non più inchiostro, allora viene il momento di prendere la penna. E metterla. Faccio ancora una prova perché l'ho caricata così bene che sono sicuro che... No, dai, come vedete. Di prendere la penna e metterla a testa in giù a riposare su un fazzolettino umido in modo che richiami l'inchiostro e la lasciate lì, e nel frattempo fate la prova con un'altra penna oppure fate qualcos'altro. Dopo 10 minuti, una decina di minuti, fate un'ultima prova. Come vedete,
viene giù solo acqua. Ora sono pronto per fare. No, vedete che non viene giù solo acqua? Quindi doveva stare ancora un po' ferma a riposare. Cioè, le prove di intinzione, purtroppo, sono delle prove viziate, se non io a volte le faccio per me per provare parecchi inchiostri, ma ho a disposizione tante tali penne che non è un problema lasciarle lì in ammollo, scusate, pulite. Perché adesso il problema dell'intinzione è che se vado a intingere il mio pennino col conduttore in un inchiostro più chiaro, lascio nell'inchiostro, cioè nel calamaio, anche dei pigmenti dell'inchiostro più scuro, quindi vado a viziare il calamaio. Quindi finché, vedete, finché non è pulita del tutto, c'è niente da fare, dovete continuare a pulirla. Dovete continuare a pulirla, a lasciarla ferma. Quindi adesso, cari amici, io spengo la camera, metto a riposo la penna e ne riparliamo fra poco. Ora, vediamo se si è asciugata. Facciamo una prova e stavolta, come vedete, viene giù solo acqua. Non c'è alcuna traccia dell'inchiostro, quindi siamo pronti per andare a fare una nuova intinzione e provare in questo caso un colore più chiaro come il rosso. Vado ancora ad asciugare perché non ci sia acqua e di nuovo faccio un'intinzione seria come l'ho fatta per il nero. A questo punto, eccolo qua, questo è il mio Pelican. Qua rosso. Nella sua integrità, nella sua specificità, è un rosso che, come vedete, non ha vizi di nero che abbiamo provato quanto 3, 4, 5 minuti prima. Ok? No, 5 minuti più un altro 5 che è stato fermo 10 minuti prima. Ok? Questa è l'unica strada che avete a disposizione per fare delle intinzioni serie che possano essere riprodurvi e riproporvi fedelmente il colore senza il timore di rendere spuri i vostri calamai, perché intingendo con il nero residuo avrei sporcato questo rosso, e avendo anche la fedeltà cromatica che ciascun inchiostro ha. Guarda che bello il rosso e il nero della Pelican, eh? Grazie a tutti, amici. Adesso vado a sciacquarmi nuovamente il pennino come vi ho fatto vedere. Alla prossima.